Ciao amici, oggi parto per la Turchia. Ma prima dobbiamo andare al centro commerciale a comprare qualche vestito caldo, perché sì, sarò anche vestito super bene, tiè. Però un'intera tuta e una giacca me la devo per forza comprare, anche perché sono arrivato a metà settembre a Dubai che faceva caldissimo, non ho messo niente in valigia e venivo già da un'estate tutta in viaggio in Venezuela. E quindi se vado adesso in Turchia muoio di freddo. Ganza questa, che c'è anche la doppia manica. Ah, figa, c'è anche il pantalone in tinta. Andiamo a trappare giù in Turchia. Bene, ora manca soltanto una giacca per diventare effettivamente dei cantanti. Damn, bianco polare, l'abbiamo trovata, regà. Direi che ora siamo pronti per la Turchia. Diciamo che i vestiti li ho comprati anche per Dubai, non solo per la Turchia. Cosa sta succedendo, raga? C'è un tornado, non ho mai visto un'onda in questo canale, se non creato dalle barche. Cioè, stiamo scappando da un'apocalisse. Raga, guardate gli operai poverini che stanno cercando di coprirsi là in mezzo. C'è un vento che tra poco li spazza via. Dovevo arrivare io a Dubai per portare una tempesta e un tornado. Cazzo sta succedendo? Questo è per forza un segnale dal cielo. Vabbè sì, ma cazzo me ne, l'importante è buttarsi sempre all'avventura. E tu che ci fai qua? Perché io vengo con te. In che senso? Sono arrivato finalmente ad Istanbul, amici. Ho preso una casa su Airbnb, ma non pensavo fosse così bella. A parte che ci sono tipo 8 ascensori e poi semplicemente vai, decidi al piano in cui devi andare, devo andare al 44 di 48 e ti dice avvicinati all'ascensore C. E in automatico porta su dicendo già al piano. Come si balla in Turchia? Mi ricordo che fanno qualche ballo strano bellissimo. Ed eccoci arrivati, questa tower si chiama Simpas Queen. Abbiamo ovviamente la chiave perché per aprire è tutto elettrico. Dal verde si gira e si entra. Abbiamo una splendida cucina, tutta bianca, tutta ordinata, ci piace. Ancora non vi faccio vedere il fuori perché è qualcosa di incredibile. La casa in realtà è soltanto one bedroom, ovvero una stanza da letto. Adesso sto imparando tutti questi termini perché sono stato a Dubai. Qua abbiamo la stanza dove è difficile che qualche uomo si addentri, direi che proprio hanno paura. E si prosegue sulla sala. Abbiamo un bel tavolozzo dove ho già imbandito le mie cose, un bel divano, tavolino, televisione smart. Si prosegue verso il bagno. Adoro quando il bagno è tipo tutto, sembra di marmo e la casa rispecchia. Oh! Scusate, ho visto un gran figo. Dove la casa rispecchia, diciamo, il bianco un po' in tutte le stanze. Abbiamo la stanza da letto, già appropriata ovviamente, con la donzella a lavoro, con il letto che dà su questa cosa qua. Ma stiamo per caso scherzando? Abbiamo tutta la vista di Istanbul, praticamente non a 360 gradi, ma buona parte. 44esimo piano, raga. Ok, che sono abituato a Dubai, ma... Se guardate, io qua sono su uno dei palazzi più alti, praticamente. Queste case sembrano quelle che giochi quando giochi a Monopoly, che le appoggi. Ma alla fine, perché sono volato fino in Turchia? Bene, sono venuto qua per fare un'operazione chirurgica. Questa operazione riguarda una liposcultura da 360, che ovviamente, per chi non lo sapesse, riguarda, diciamo, la fascia addominale. In questo caso, nel mio caso, la parte dell'addome basso, quella dei fianchi e quella dei lombari, ovvero la parte bassa della schiena. Capisco che la chirurgia sia un argomento delicato e anche strettamente personale, quindi perché alla fine ho deciso di operarmi? Bene, diciamo che dopo 3 anni, da quando ho deciso comunque di cambiare, di iniziare a crescere personalmente, tra le varie cose che ho deciso di rintraprendere erano appunto quelle di avere un bel fisico, quindi di allenarmi, fare palestra, seguire una dieta, ovviamente altalenante sicuramente in questi 3 anni, perché comunque sono una persona che fa tantissime cose, è dietro tantissimi lavori. Quest'ultimo anno abbiamo viaggiato, ci sono tantissimi video che dimostrano, diciamo, le mie condizioni fisiche, al di là delle foto che ho caricato su Instagram. E quindi diciamo che anche nella migliore condizione fisica che ho avuto non riuscivo a togliere quest'ultima parte di pancetta bassa, insomma comunque tutta la fascia a 360 gradi dove principalmente gli uomini accumulano il proprio grasso. Per molti mesi psicologicamente non sono stato per niente bene, perché ho pensato e ripensato a tutti i modi possibili per il quale io potessi raggiungere il risultato fisico che desiderassi. In questi ultimi anni ho comunque frequentato persone che andavano assiduamente in palestra, vedevo il loro fisico, avevo sempre in mente quello che desideravo vedere anche sul mio. E vedere che non riuscivo a raggiungere questo risultato mi provocava parecchio dispiacere e dolore. C'è chi mi ha fatto una dieta, c'è chi mi ha seguito come personal trainer, ho conosciuto un sacco di persone a cui ho chiesto consigli del perché io non riuscissi a togliere quest'ultima parte, alle quali a tutte facevo sempre la stessa domanda. E bene o male tutti, diciamo, mi davano all'incirca la stessa risposta, che nel mio caso, e ripeto,
nel mio caso, sicuramente 10 anni senza fare nulla, senza fare dieta e magari non mangiando bene. Bene o male ho un canale YouTube e tutti possono sapere le challenge di cibo che facevo o che ero sempre in giro. Nei miei contenuti non c'erano argomenti e tematiche legate alla palestra o allo sport. Quindi mi hanno detto sicuramente questi 10 anni di inattività hanno influito parecchio. Però mi hanno anche detto che potrebbe essere una cosa genetica. Genetico quando si parla di adipociti. Vi sto parlando di cose che mi hanno detto loro, che ho anche ricercato su internet. Io non sapevo cosa fossero gli adipociti, ma adesso ci arriviamo. Comunque, per farvi capire che noi non siamo tutti uguali. Cioè, c'è chi geneticamente è predisposto ad averne più, come geneticamente c'è chi nasce sovrappeso, obeso. Non siamo tutti uguali, appunto. Alcuni mi hanno anche detto che poteva essere magari un'infiammazione. Ho anche cambiato la mia dieta, ho fatto i test sulle allergie, su tutto. Comunque generalmente hanno chiamato questo problema adipe localizzato, grasso bruno, insomma lo hanno chiamato e definito in maniere diverse. Quindi alla fine mi hanno praticamente detto, e facendo anche le mie ricerche su internet, che quest'ultima parte, nel mio caso ripeto, era veramente difficile da togliere e che potevo risolvere questo problema con un piccolo intervento chirurgico affinché non si ripresentasse questo problema, proprio anche legato a questi adipociti, non soltanto alla rimozione del grasso. Quindi che cosa sono questi adipociti? Definizione trovata su internet, su Google anche, basta digitare tre parole per trovarlo. Sono cellule che servono da stoccaggio di energia che il tuo corpo utilizza quando ne ha bisogno. Si riempiono di grasso e ovviamente nel tempo si possono anche sgonfiare da questo grasso. Il problema sta che anche sgonfiandole comunque queste cellule rimangono. Quindi dopo parecchie riflessioni, mesi di ci penso, lo faccio, non lo faccio, nella mia testa comunque continuava a rimanere il problema, il dispiacere e il dolore di non riuscirmi a vedere come desideravo. Non sono partito dal 3 anni fa, ho detto mi vedo grasso, non ho voglia di rompermi le palle in palestra e allora faccio l'operazione. È stato un susseguirsi di un lungo periodo che appunto non mi faceva stare bene, come ho già detto. E ripeto, nonostante fossi riuscito ad avere comunque un super fisico, cioè io ero completamente svenato, ragazzi, svenato sulle braccia, sulle spalle, avevo comunque un bel petto, le gambe, cioè grasso manco col binocolo, eppure comunque continuavo a vedere questo problema addominale. Vedete che grasso qua non ce n'è, sulla spalla non ce n'è. Poi andate a vedere questa parte, cioè se faccio questa cosa qua, raga, fa ridere. Cioè se faccio così, ragazzi, ho un culo. Ragazzi, ho un culo, cioè ho un culo dietro e ho un culo davanti. In qualche video su YouTube, ce n'è anche la dimostrazione, cercavo anche di coprirmi con le mani la parte addominale. Cioè io vi faccio anche un altro esempio, perché giustamente noi ci vediamo diversamente da come gli altri ci vedono. A me personalmente non piace neanche il mio naso. Io sono comunque andato a fare un'operazione al mio naso perché me lo ruppi a calcio tantissimi, tantissimi anni fa. Però comunque non mi sono andato a modificare la gobba. Io questa gobba qua non ce l'avevo prima, però ho accettato di averla. E comunque nonostante tutto, anche adesso magari potrei dire, beh, sicuramente con un naso dritto potrei piacermi di più, però non mi intacca fin troppo. Io ho solo sistemato con l'operazione il fatto che non riuscisse a respirare bene. Comunque, tornando al discorso, le operazioni sono cose serie e ci vuole anche una dose di coraggio molto grande. Ma per me il raggiungimento dell'obiettivo contava molto di più della paura e del periodo di recupero post operazione. Se siete giovani, come ho sempre detto, non sottovalutate l'idea di prendere come abitudine fare sport, palestra, attività fisica, di mangiare bene, insomma comunque di far rientrare queste cose nella vostra routine, diciamo nella vostra fetta di giornata, un po' come ti insegnano di rifare il letto. Anche rifare il letto sembra una stronzata, ma è una cosa che ti dà disciplina. Non sottovalutatela come ho fatto io per tanti anni. Io ovviamente, essendo un po' più grande, sto pagando più duramente quello che sono stati 10 anni di inattività fisica davanti a un computer e a mangiare male. Io ovviamente in questo momento vi sto parlando della mia esperienza e della mia condizione fisica, che potrebbe essere totalmente diversa dalla vostra. Ma comunque, se doveste avere dei problemi, mi raccomando, consultate sempre prima il vostro medico o comunque degli esperti. Tra l'altro è già uscita la foto su Instagram dell'operazione, nel caso ve la foste persa andatela a vedere. Ci sono state un sacco di persone che hanno parlato e hanno dato la loro opinione, ma a me sinceramente non mi interessa, cioè che ne abbiano parlato bene o ne abbiano parlato male. Non si può giudicare da una foto la condizione fisica e psicologica di una persona, soprattutto perché nessuno mi conosce, nessuno è al mio fianco, nessuno di queste persone ha parlato con me, nessuna persona mi ha visitato e nessuno sa le varie motivazioni del perché alla fine ho deciso di operare. Queste sono state decisioni davvero delicate,
ragionate, perché nessuno si opera nel tempo libero perché non c'ha nulla da fare. Ma ora, torniamo a noi, auguratemi buona guarigione e torniamo a vedere che cosa è successo in Turchia. Meno 5 giorni l'intervento, oggi direi di andare all'acquario. Lì abbiamo un pesce piadino. Vabbè raga, me la rischio. Non si fida? Non si fidano? Ah! C'è ancora il mio dito, l'abbiamo morso. Posso chiamare questo video aggredito da un pesce? C'è lo squalo con due scagnozzi là, giganteschi. Tiè, guarda che bicipite. Ragazzi, siamo entrati nel primo negozio che mostrava tappeti. Ogni piano che visiti c'è qualcosa di diverso. Abbiamo un sacco di scarpe. Se andiamo giù è un labirinto, guardate. Siamo entrati per vedere dei tappeti. Ci hanno portato al piano di sotto che vendevano tutte borse fake. Qua vendono, ci sono un sacco di negozi che vendono tutto fake. Per esempio qua abbiamo un negozio che è solo lampade. Ma gigantesco, ma cosa sta succedendo? Cioè, quante lampade ci sono per metro quadrato qua? Avete presente quelli che vi vendono i calzini o vi vendono le rose in giro per l'Italia? Ecco, qua preparatevi che se entrerete in questo posto vi diranno soltanto due cose: no foto e vieni a spendere qua bene i tuoi soldi. Guardate raga, in ogni parte che mi giro ci sta una via con completi negozi diversi. La maggior parte vanno con vestiti fake, gioielli e poi ogni tanto scatta del cibo. Eccole qua, Balenciaga, Off-White, sì sì, tutte super scontate. Sì, che fai, non te la compri una borsa di Louis Vuitton? Sì, è tutto falso, sì. Abbiamo trovato anche un sacco di scacchiere, tutte completamente diverse, ma queste veramente fighe. Qua, veramente figo, mai visto da nessun'altra parte una roba del genere. Ma è davvero un labirinto sta cosa qua, cioè mi sto perdendo. Dai raga, che non ci compriamo i rolli qua, al Gran Bazar. Un altro negozio veramente figo sono questi qua, dove ci sono tutti i tipi di tè. Questi sono già raffinati con il 10% di zucchero, invece tutti questi sono appunto più per il relax, ognuno è fatto per un modo diverso. Qua si vede che c'è una cultura per il tè devastante. Here we have jasmine tea. You need just one cup of hot water. You put one piece inside. You need to wait 5 minutes. After this, the flower is open, giving okay. the flavor and the smell of jasmine. It's good for blood circle and good for heart. Original, it's from China. Thank you. Interosti without any sugar inside. Praticamente stiamo sniffando tè. E come ultima cosa qua abbiamo i Turkish Delight. A parte questi che hanno il bianco intorno e quindi hanno tipo latte o uova, ce ne sono moltissimi, tipo questo qua e questo qua, che non hanno niente, quindi li posso mangiare da vegano e sono veramente deliziosi. Questi sono uno dei dolci più buoni che abbiamo mai assaggiato. La cosa più interessante, ciao mio, come stai? Ciao mio. Qua abbiamo un'altra gattona. Ciao mio. Meno 3 giorni all'operazione. Fa ancora più freddo, però quest'oggi andiamo a vedere un ballo tradizionale turco. Uno spettacolo in questo posto qua. Non chiedetemi come si pronuncia. Guarda come ci aspettano a braccia aperte. Figa raga, siamo in un'arena. Credo che balleranno qua in mezzo. Anche perché ballare sul soffitto non so quanto sia confortevole. È stato uno show veramente particolare. Sembrava quasi come se fossero entrati in trance. Tenevano questa mano alzata e il collo appoggiato verso un braccio come per tappare tipo la vena. Si vedevano che continuavano a girare, non so come mi sia venuto mal di testa. È venuto un mal di testa a me a guardarli. Non sapevo fosse una cosa totalmente religiosa, però è stato molto interessante. Poi a una certa hanno iniziato a girare velocissimi, tutti a tempo, non so. Una roba incredibile. Meno 2 giorni all'operazione. Oggi andremo a fare l'hammam, un bagno e massaggio tradizionale. Tra l'altro il posto che ho scelto è tipo di 300 anni fa, credo forse il più antico. Sto cercando di fare tutte le cose che si possono fare tradizionale qua in Turchia. Da Çağaloğlu hammam a Çağaloğlu hammam è un attimo comunque. Ok, adesso mi hanno fatto entrare in questa stanza. Mi sono chiuso, che sarebbe praticamente il mio spogliatoio, dove però lascerò dentro tutti i miei vestiti. Solitamente si entra dentro solo con l'asciugamano, completamente nudi. Se vuoi da casa ti puoi anche portare però il tuo costume. Purtroppo dentro è impossibile registrare, anche perché mi ha detto che praticamente saranno tutti nudi. E ovviamente questo hammam si divide diciamo in 3 parti. La prima parte sono 15 minuti di sauna, poi passi altri 10 minuti diciamo dove ti passano questi guanti per esfoliare la pelle, insomma per togliere tutte le schifezze. E poi c'è un ultimo passaggio dove appunto ti fanno una specie di massaggio che si chiama bubble bath, che dovrebbe durare una mezz'oretta. Poi in plus puoi aggiungere altri tipi di massaggi. Io ho preso 20 minuti di massaggio ai piedi perché io li amo. È stata un'esperienza incredibile. A parte il fatto che se ti porti o non ti porti il costume, comunque poi finisci nudo. Il bubble bath incredibile. In questo momento mi sento la pelle liscia come un bambino. Vi giuro che se mi avessero dato la possibilità di registrare avrei fatto un video completo solo su questo. E c'è il momento ristoro. Abbiamo qua uno shot energetico di frutti che ho appena assaggiato, che è una bomba incredibile. Il tè turco
e poi un po' di mixed nuts, il Turkish Delight, come vi ho già detto, che sono i loro dolci, in questo caso vegano, perché è tipo pasta di mais con zucchero. Per il costo totale di 80 euro, perché c'è stato anche il plus del massaggio ai piedi di 20 minuti. Però un'ora veramente spesa benissimo. Meno un giorno all'operazione. Quest'oggi andiamo a trovare mamma, perché ha preso un aereo e è venuta a trovarmi qua ad Istanbul per starmi vicino durante l'operazione. E tra l'altro quest'oggi sarà anche la prima volta che mia madre incontrerà effettivamente Christine. Panico. Mamma! Dove sei? Mua. Ma sei sempre più bella. Ciao, Faguru. Ciao. Finalmente, ah. Piacere di conoscerti. Cara, piacere mio. Giorno dell'operazione. Sembra un lutto, ragazzi, sono l'unico felice qua. Se non guardi non sta succedendo. Esatto, non sta succedendo. Se chiudi gli occhi è buio. Sto disegnando le zone, saranno operate. Ah ok, sbagliato, ho agitato. Sarà una piccolissima cicatrice su questa parte, okay. Quindi la stura e okay. Sarà qua e poi qua, okay. Piccola. Anche una terza da qua, okay. Per entrare su, okay. Sui lati, destra, quella di sinistra, ci sono più grossi. What is... mi sto vestendo per il ballo di fine anno. Anche le calze da ballo, ti esce la battazza. Siamo anche in periodo Fashion Week in Italia, quindi sono bellissimo. Mi hanno esplicitamente vietato di mangiare tipo da ieri sera a mezzanotte, sto morendo di fame, non potrò mangiare per tutto il giorno, quindi cioè, sono più preoccupato del fatto che io non possa mangiare rispetto alle 4 ore di operazione che mi aspettano, ma tutto bene direi. Ciao mamma, forse è l'ultima volta che ci salutiamo. Guardate quanto sono carino, ci vediamo fra 4 ore. A fare sub underwater. Buongiorno amici, qualsiasi cosa ho detto da quando mi sono svegliato ad adesso non me lo ricordo. Sembra che ho fatto un'operazione alle corde vocali, ho anche mal di gola perché l'anestesia me l'hanno fatta anche passando per lì. Un po' di ore potrò iniziare a mangiare e a camminare. Mi è venuto l'aereo moscia, sono pieno di fili che escono da qua, da dietro. Sto morendo di fame. Oh, ecco, è arrivata la zuppa, raga. Sono riuscito anche a sedermi. Tutti i fili attaccati. Si sta per realizzare il mio primo sogno. Ho i crampi allo stomaco. Non so se per l'operazione o perché ho fame. Potete chiamarmi busta di piscio. Ora devo provare a camminare un po'. A ghirlanda, ragazzi. Sono un albero di Natale. Ragazzi, io credo che anche se stessi bene non riuscirei a tirare su quella rossa. Guardate qua, i nuovi accessori, ragazzi. Presto negli Avengers. Dovremmo vedere per la prima volta un risultato, qualcosa. No fed. No fed. È completamente strapiata. E ora, raga, i nostri nuovi giocattolini. È tempo di andare a casa, mi sto vestendo. Come previsto, una sola notte in clinica. Ho dormito pochissimo. Domani o dopodomani dovrebbero venirmi a fare un po' di massaggi linfodrenanti. Solitamente i massaggi sono belli, ma non so se sarà molto bella perché dovranno iniziare a spingere fuori il liquido rimanente dentro il corpo per buttarlo fuori dalle canule che ho ancora attaccato al corpo. Giorno 2, post operazione, si continua a raccogliere il succo di ciliegia. Si va a fare il primo massaggio linfodrenante. E si vola direttamente nel Luxury con la mamma che fa da bodyguard per le strade di Istanbul. Si va direttamente in clinica. C'è un 50% di preoccupazione e un 50% di leggerezza, perché so che mi toglieranno i drenaggi, però non so quanto fa male il massaggio. Sta dicendo che tutto questo è liquido. A me sembra già super piatta la pancia, però. È stata un'esperienza mistica. Finalmente è passata una settimana dopo l'intervento. Come potete vedere, già ho un visino meno pallido e un pochettino più sorridente. In questo momento riesco anche a camminare. Ovviamente prima di riprendere l'aereo mi è stata fatta un'ultima visita di controllo dal chirurgo. Mi sono anche molto sentito a casa perché sembrava che mi avesse operato sulla versione chirurgo, bellissimo. Mi è stato detto che in totale sono stati tolti 5 litri di grasso. Io ho fatto dove stavano nascosti 5 litri di grasso, però c'erano. Ovviamente nei prossimi video vi darò ulteriori aggiornamenti, perché diciamo che in questo momento, come potete vedere, sono ancora Iron Man. Ho il corpetto che devo tenere per un po' di tempo
che continua a tenere compresso, diciamo, questa parte addominale. Già mi vedo piattissimo, ma il risultato finale, quando tutto si sgonfierà, sarà quello proprio di vedere stile scacchiera, stile tartaruga, come la chiamiamo noi. Cioè, insomma, immaginatevi la barretta di cioccolato. In tutto questo mi hanno ospitato veramente in una bellissima clinica. La clinica è completamente nuova. Tutto il team di Cygnus Clinic lo volevo ringraziare, perché si sono veramente resi disponibili in tutto. Sono stati molto professionali, prima dell'intervento ti fanno compilare dei form, sono stati super disponibili nei trasporti, nel darmi una dieta e ovviamente anche dietro a tutte le cure che necessitavo. Tuttora qualsiasi problema sto avendo, qualsiasi dubbio, sto chattando con loro su WhatsApp. È vero che ho fatto l'intervento in Turchia, ma parte dello staff è italiano, quindi mi sono trovato praticamente a casa. Insomma, per ora mi sto soltanto occupando della mia guarigione e per tutto il resto ci stanno pensando loro. Attualmente, come potete vedere, sto abbastanza bene. In realtà io già non vedo l'ora di tornare in palestra, di muovermi, anche perché se lo sapete che sono una persona scatenata. 3-4 giorni post intervento comunque ho avuto difficoltà nel dormire, ma comunque stavo sotto anche antidolorifici, quindi diciamo che pensavo ci fosse un recupero molto più lungo, e invece sono già qua a parlare con voi, magari con un po' di occhiaie, però sono qua a parlare con voi. Non vedo l'ora di togliermi questo corpetto, vedere finalmente con i miei occhi il mio sogno realizzarsi. Ovviamente non solo fisicamente, ma anche psicologicamente già mi sento meglio, anche se non ho visto ancora il risultato finale. Io ho sentito un sacco di persone tramite Instagram che mi hanno scritto in privato, oltre al fatto che ci sia voluto tanto coraggio per fare una cosa del genere, che non è da tutti, mi hanno anche chiesto informazioni sui costi o su che altri tipi di intervento questa clinica possa fare. Per qualsiasi info vi lascio il link in descrizione, vi si apre direttamente una chat su WhatsApp, tutto gratuito, potete parlare direttamente con loro. Chissà cosa questo 2023 ci porrà davanti, non si sa, l'importante è continuare a vivere il presente nel migliore dei modi. Io, amici, vi ringrazio tutti, grazie per chi è stato di supporto su Instagram, grazie per chi sarà di supporto sotto questo video. Vi voglio un mondo di bene. Anche il prossimo video sarà molto importante, su una questione che dobbiamo purtroppo affrontare. A me non resta altro che salutarvi dal vostro Sasho Iron Man. Un bacione.